situazione di Via Roma è una situazione, diciamo, piuttosto complessa, che si è aggravata con il tempo, una situazione peraltro che era, diciamo, prevedibile perché è un quartiere in forte degrado, nel quale si sono insediate delle persone nuove, devo dire anche che vivono in condizioni abitative molto molto discutibili, quindi c'è stata una speculazione da parte di coloro che possedevano le case, che hanno affittato a prezzi a prezzi piuttosto bassi delle abitazioni assolutamente non in regola, e quindi questo ha determinato un ingresso di soprattutto di stranieri che non sono stati integrati nel modo giusto. La popolazione residente, diciamo, autoctona è una popolazione in massima parte, in buona parte costituita da anziani, quindi da persone che vivono storicamente il quartiere, e quindi i processi di integrazione sono risultati particolarmente lenti. Su questo devo dire che non c'è stata da parte dell'amministrazione nelle precedenti amministrazioni non c'è stata una sensibilità giusta, c'è stato un modo di lasciar correre, così, per cui la situazione si è progressivamente aggravata. Naturalmente questa sia la situazione di degrado sociale, sia quello anche di degrado degli edifici, delle vie, eccetera eccetera, quindi diciamo che è una zona trascurata sotto tutti gli aspetti. Il punto di partenza è il ricompattamento sociale, e quindi il far sì che le popolazioni che sono insediate di recente abbiano la possibilità di beneficiare di un servizio che serva all'integrazione, quindi che ricostruisca il senso della legalità, ma non solo questo, che questa azione serva proprio come azione di inclusione sociale. E questo naturalmente non è facile, è un problema che avrebbe dovuto impegnare parecchie risorse. Allora, l'idea che si costituisca un centro che si occupi delle persone è sicuramente la strada giusta, è quella che però doveva essere intrapresa già da tempo.